Panie i Panowie, Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Signore e signori, grazie per questo invito. Natomiast mam wielki problem, o czym mówić dla Państwa. Ma, ho un grande problema, di cosa parlare con voi. Ja jestem politykiem. Io sono un politico. Byłem związkowcem. Ero sindicalista, ero operaio. Więc gdybym chciał się wytłumaczyć z ciekawych momentów życia, to bym musiał mieć tyle godzin, co ma Fidel Castro, więc co najmniej 4. Io per spiegare la mia vita e tutto quello che vi è stato di interessante avrei bisogno un po' come Castro, come minimo di 4 ore. Bym zanudził Państwa. E vi annoierei abbastanza tempo. Więc teraz tak, mówić trochę o przeszłości, czy bardziej Was interesuje dzień dzisiejszy i jutro? Non so, parlare un po' del passato o piuttosto siete interessati dell'oggi e del futuro? Myślę, że prześlizgnę się jakoś tak po przeszłości, wrócę do przeszłości. Passerò rapidamente, scivolerò rapidamente via dal passato e mi concentrerò su oggi e sul futuro. Otóż, Szanowni Państwo, w sztafecie pokoleń od poprzedniego pokolenia otrzymaliśmy świat bardzo podzielony. Cari signori, nella staffetta delle generazioni, della generazione precedente, noi abbiamo ereditato un mondo assai diviso. Nam się udało żyć, kiedy zmieniały się setlecia, tysiąclecia, a właściwie epoki. Noi abbiamo la fortuna di vivere mentre rapidamente si susseguivano cambiando i secoli, i millenni, addirittura le epoche. Poprzednie pokolenie nam dało świat podzielony, bloki, systemy, granice, konfrontacje. E le generazioni precedenti, cioè, come appunto già avevo spiegato, ha dato un mondo diviso con i blocchi, con le frontiere, con i confini. Nam udało się te niedobre podziały odsunąć. Noi siamo riusciti di allontanare. Ale otworzyliśmy epokę intelektu, informacji i globalizacji. Abbiamo aperto l'epoca dell'intelletto, dell'informazione, della globalizzazione. Największą szansę mamy na pokój, na rozwój, na dobrobyt. Acquisendo un'opportunità particolare per raggiungere la pace, per raggiungere la tranquillità e si spera anche la prosperità. Ale epoka ta wymaga innych programów, innych struktur. Ma questa appena aperta epoca richiede nuovi programmi e nuove moderne strutture. To co dzisiaj mamy to jest wszystko z innej bajki. Tutto quello di cui disponiamo oggi proviene da un'altra favola. I dlatego dopóki nie zmienimy i systemów, i struktur, i programów, to będziemy wciąż wpadać w kryzysy. E fin tanto che non riusciremo a cambiare, modificare sia programmi, sia la struttura, sia modi di pensare, da un giorno all'altro dovremo affrontare le nuove crisi. Ale żeby cokolwiek zmieniać, to musimy właśnie dużo rozmawiać. Lungo, in modo articolato, in modo di coordinare i nostri pensieri. Przed nami wielkie pytania. Di fronte a noi abbiamo dei quesiti molto importanti. Jaki system ekonomiczny? Quale sistema economico è quello migliore? Przecież nie ten. Non quello odierno, non quello attuale. Nie wytrzyma tego setlecia. Il nostro sistema economico non reggerà il nostro secolo. A jaki system demograficzny? Quale sistema democratico è quello migliore? Tamta demokracja trzymała się na innych zasadach. La democrazia precedente si reggeva suffragata da ben altri diversi principi. Tam rozdawaliśmy prawa. Nella democrazia precedente noi eravamo in grado di instaurare le leggi. 10% do 20% na wybory chce chodzić ludzi. Cioè, vediamo, cosa ho detto un momento fa, quindi succederà che la minoranza che eleggerà determinate persone dovrà misurarsi con la maggioranza che le destituirà. A w ogóle pytanie główne, na czym my to chcemy budować? Il quesito principale, a quale scopo, per quale fine vogliamo ereggere la nuova costruzione? Ludzie lewicy mówią, budujmy tylko na wolnościach. Gli uomini della sinistra dicono, costruiamo basandosi sulle libertà. Na wolnym rynku. Sul libero mercato. I na suchym prawie. E sulla legge così. I to ma świat utrzymać w układzie globalnym nawet. E questa ricetta reggerà il mondo anche nella dimensione globale. 50% ludzi w to wierzy. Il 50% della popolazione crede in questo modello. Druga 50% mówi nie, nic nie zbudujecie. L'altro 50% dice no, non costruirete nulla. Prędzej czy później rozbijecie się.
prima o poi vi dividerete. Musicie ten świat globalny zbudować na wartościach. Il mondo nuovo, il mondo globale deve essere costruito posando sui valori, sui principi. Ale tu problem, każdy ma inne wartości. Ma qui sorge un altro problema, ciascuno di noi ha valori individuali. Musimy jak najszybciej uzgodnić wartości. Quindi c'è l'urgenza di coordinare anche il nostro modo di pensare rispetto ai valori fondamentali. Musimy 5 punktów globalnych jako wartości ustalić. Dobbiamo individuare almeno 5 valori comuni a tutti e comprensibili a livello globale. Niżej te same 5-15 kontynentalnych. Articolarli arricchendoli in riferimento ai continenti. Niżej jeszcze 20 następnych, nie zmieniając tamtych dla każdego państwa. Mantenendo fermi quelli precedenti riferiti ai singoli stati. Jeśli to uznamy za fundamenty, możemy na tym świat. E se questo modo di pensare riterremo come una sorta di fondamento per la nuova struttura, allora credo che in questo modo procedendo potremmo riuscire nel nostro intento. Taką epokę otworzyliśmy, ale to wymaga uporządkowania. Perché questa è l'epoca che abbiamo aperto e questa è l'epoca che richiede un ordine nuovo. Jeśli nam to się nie uda, to będziemy się cofać do nacjonalizmów państwowych. Se non riusciremo in ciò, correremo il rischio di ritornare al nazionalismo di una volta. Albo do przodu, albo cofamy. Quindi abbiamo due possibilità, o andare avanti, oppure ritornare indietro. I o tym wszystkim chciałbym z Państwem jutro szczególnie rozmawiać. E di tutto questo vorrei parlare con voi in maniera più articolata domani. Jak już Państwo słyszeli, byłem świadkiem historycznych punktów decydujących o dzisiejszej rzeczywistości. Come avete saputo dai miei predecessori, sono stato il testimone dei momenti di svolta che hanno cambiato questo nostro mondo. Walczyłem, musiałem podejmować decyzje. Combattuto, ho dovuto prendere decisioni. Które konsekwencje dzisiaj mamy? Di cui conseguenze sono tangibili per tutti oggi. Co najmniej muszę się Państwa, przed Państwem wytłumaczyć z pewnych decyzji. Quindi forse sarebbe doveroso che io spiegassi alcune delle mie decisioni. A te zwrócić uwagę, że niektóre, chociaż obrazowo ładne obrazki, to wcale nie były decydujące. E sottolineare anche che alcuni eventi, pur colpendo per la bellezza della loro immagine, non erano affatto determinanti. I takim obrazkiem jest przywracanie muru berlińskiego. Una di queste immagini è la caduta del muro di Berlino. Wiele uważa, że to należy czcić. Molti ritengono che questo evento dovrebbe essere venerato. Ale czy ktoś z Państwa się zastanowił, jak to się stało, że on się przewrócił? Ma avete riflettuto cosa è successo perché il muro crollasse, potesse crollare? Otóż Niemcy zdezerterowali z NRD przez Węgry, przez Czechy, zostawili wolne miejsce. C'è successo che i tedeschi della DDR, disertando attraverso la frontiera ungherese e austriaca, hanno lasciato i posti vuoti. Il muro non è potrebbe, ma tutti viaggiare. E il muro non serviva più perché tutti o quasi ne sono andati. A vince za deserzie pomniki stawiamo i za bohaterów uważamy? Quindi mi domando, stiamo erigendo i monumenti a coloro che hanno disertato, ritenendo coloro giusto appunto eroi? Kiedy Polska walczyła, inni uciekali. Mentre la Polonia si batteva, gli altri fuggivano. A gdyby był na miejscu Gorbaciowa Lech Wałęsa? E se a posto di Gorbaciow ci stesse Lech Wałęsa? Powiedział, kochani Niemcy, wyjeźdźcie wszyscy i to szybko. Avrebbe detto, prendete tutto anche in fretta. A ja nie pozwolę Gorbaczow zniszczyć układu warszawskiego. E io non permetterò che venga distrutto il patto di Varsavia. Więc na wasze mieszkanie wprowadzę ludzi z Rosji, bo mamy nowe mieszkanie. Quindi utilizzerò le case lasciate dai tedeschi per riempirle con gli ucraini che avevano la carenza. Mam tylko dla was grzecznościowe pytanie. Solo ho una domanda di cortesia. Podpiszcie mi dwa teksty. Firmatemi due dichiarazioni. Że sami dezerterujecie, uciekacie z NRD. Che voi di vostra volontà lasciate la DDR. I drugie, powiedzcie mi, kogo mam na wasze miejsce? Ukraińców, Białorusinów czy Azjatów wprowadzić? Ditemi con chi devo sostituire lo spazio da voi lasciati, dai Bielorusi, dall'Ucraina o dai popoli asiatici? Kiedy wyjedziecie wszyscy, to ja zrobię referendum, nigdy na tej ziemi nie wrócicie. Quando lascerete tutti quanti il vostro territorio, io farò il referendum e mai più tornerete nel mio. Musicie wiedzieć, jak to wyglądało z tym murem berlińskim. Quindi dovete sapere la reale verità che si celava dietro il muro di Berlino.